Ciao, sono Giovanni Fontanesi di Mico, sono il business developer per la parte digital video solution. Qua ad ISE presentiamo la nostra soluzione di content management system, sostanzialmente una video piattaforma che consente di gestire l'intero ciclo di vita del contenuto video, dall'acquisizione fino alla distribuzione. L'acquisizione parte da un'acquisizione attraverso qualsiasi tipo di device che può essere integrata con una scheda di acquisizione o dispositivi di quel tipo lì, fino a un upload multiformato, singolo, massivo da server. Il contenuto una volta acquisito viene trascodificato per uso multi bitrate piuttosto che multiformato e viene poi gestito modalità tipica in cui vengono aggiunti i metadati, viene aggiunto il canale, la categoria del contenuto, dopodiché il contenuto può essere distribuito in modalità personalizzata su ogni tipo di device, vuol dire che possiamo integrare sia streaming server di qualsiasi tipo, noi essendo distributori Adobe preferibilmente lavoriamo con Adobe Media Server, però potrebbe essere integrato qualsiasi altro tipo di sistema di streaming, oppure attraverso Content Delivery Network, in cui o attraverso di noi o il cliente stesso stabilisce un tipo di rapporto. La piattaforma integra tre tipi di tool che vanno dalla protezione dei contenuti DRM, anche in questo caso preferibilmente lavoriamo con la tecnologia Adobe e quindi Audio, o tecnologia per la monetizzazione dei contenuti, da Carbon Video Plaza fino a Plaza. Tutti i contenuti possono essere distribuiti su ogni tipo di piattaforma, c'è una device detection che consente a chi accede al dispositivo di visualizzare il template corretto per il dispositivo con cui è visualizzato, e in questo caso, essendo nel padiglione del Digital Signage all'ISE, abbiamo illustrato la nostra proposta per il Digital Signage. La specificità è che attraverso questa piattaforma gli stessi contenuti che gestisco per un progetto web, un video portale, eccetera, li posso gestire allo stesso modo per una piattaforma di Digital Signage. Quindi ho lo stesso contenuto, posso solo decidere qual è il canale di pubblicazione. Di fatto per noi il Digital Signage è un'applicazione ulteriore della video piattaforma.